Riccardo, saluti, bentrovati. Oggi 14 dicembre 2021, festa di Sant'Agnello. Il campanile è imbandierato, il canto è sull'androne della chiesa. Ieri sera c'è stata anche la presenza del vescovo Arturo Aiello e stamattina la prima messa è stata alle 5 di questa mattina. La tradizione di questo santo è antica ed è legata. Andiamo a vedere quello che è una fotografia. Franco, di che anno sarà più o meno questa fotografia? Inizio del Novecento. Inizio del Novecento dovrebbe essere. La chiesa nei suoi lineamenti grande, il campanile mozzo con la bandiera nella parte alta e il santo sulla porta della chiesa, sul portale della chiesa. E poi tante bancarelle, si vedono le carrette con gli animali. Era anticamente una fiera con una grande presenza di animali. Poi man mano si è ridotta, siamo figli del nostro tempo, oggi tempo di pandemia e quindi tutto per il momento è fermo e congelato per essere ripreso nei prossimi anni. Certamente non torneranno quello che vediamo in questa immagine, che è la fiera degli animali. Qui si veniva ad acquistare nel mese di dicembre il maialino per l'anno prossimo, il vitellino. Chi è degli anni 50, era ragazzo, ricorda perfettamente questi animali che venivano mostrati in pubblico con una contrattazione dal vivo, con un mucchio di carte da 1.000 lire tra le mani. Ma andiamo a vedere in chiesa. Grazie Franco, buona giornata e auguri. Il percorso di entrata e di uscita in chiesa per chi vuole e deve sentire la messa è organizzato secondo delle direttive, in modo da dare, da evitare incroci, assembramenti, nel rispetto di queste normative Covid. Abbiamo parlato della fiera, che era l'aspetto esterno. Il santo invece è un santo taumaturgo particolarmente amato in tutta la penisola. Sant'Agnello a Caponapoli è, possiamo dire, il santuario irradiante, la chiesa irradiante, a protezione delle donne partorienti, delle donne in attesa. Arrivano tutte, anche da Capri soprattutto. C'è un ricordo meraviglioso dei capresi che stimano e amano questo santo in occasione della nascita, del neo nascituro, della famiglia che cresce, la riverenza a questo santo. E con gli annessi costituiti dal fatto che la giornata veniva interamente dedicata al santo, quindi non si doveva lavorare, non si doveva maneggiare attrezzi particolarmente acuti e taglienti, forbici, coltelli. Il papà o la mamma di questo prossimo nascituro non era tenuto a essere fuori da queste incombenze lavorative della giornata, nemmeno in casa. Questa idea brillante del parroco Iaccarino, che ha sistemato il santo all'ingresso della chiesa, rende ancora più scorrevole e facile la fruizione e farsi il segno della croce anche da una macchina in un attraversamento rapido. Significa, tra virgolette, relativamente assoluto.
Intanto cerchiamo di entrare, ma la folla è enorme. Antonio, buongiorno, buona festa di Sant'Agnello. Siamo in diretta con Positano News. Buongiorno a tutti. Quando nacque la tua principessina, sei venuto a rendere omaggio al santo con tutti gli annessi e connessi. Abbiamo chiesto la grazia al nostro protettore che ci aiutava in tutto per la gravidanza. Buona giornata. Grazie, grazie. Grazie a te, Antonio. Sara, sali a casa e va fino a sull'asta. I Pancioni, buongiorno, saluti, auguri. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Ma sei Sant'Agnellese doc tu? Sì, sì, Sant'Agnellese doc sono. Che belli. Abito qua vicino. La signora Mazzole. Di origine Sant'Agnellese. Auguri e buona festa. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Massaggio.